Quest'anno le novità sono che abbiamo ammesso anche gli interpreti. È stata una richiesta, una folta richiesta di interpreti, dicevano perché noi siamo esclusi, giustamente sono studenti anche gli interpreti, no? Ovviamente il contest, perché il fatto che comunque chi si propone siano degli studenti appassionati di musica, no? E quindi anche gli interpreti però vogliono partecipare, quindi quest'anno parteciperanno anche gli interpreti, quindi non saranno soltanto 10 band ma diventeranno 4 cantautori, 4 band e 4 interpreti. Quindi la finale si svolgeva con 10 diciamo, contendenti, no, partecipanti, e invece questa volta saranno 12. Ragazzi, attenzione, è partita la terza edizione di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per gli studenti con la musica in testa. Teniamo presente che comunque il vincitore assoluto, no, di Campus Band verrà assegnato un premio che consiste nella pubblicazione del singolo contenente l'inedito e la cover, no, del video relativo, che verrà ovviamente pubblicato su tutti i portali digitali, no, compreso YouTube eccetera. Questo dà una possibilità anche perché Sanremo Giovani si basa proprio sul fatto che comunque i partecipanti abbiano già almeno pubblicato un singolo, quindi uno poi volendo può partecipare a Sanremo Giovani, no? Ovviamente proponendo un'altra canzone, no? Oltre, diciamo, rispetto a quella che vincerà, no? Poi però ci saranno dei premi di consolazione per tutte le categorie, anche per categoria cantautori. Il vincitore della categoria cantautori riceverà una borsa di studio per poter frequentare la scuola di Mogol, il CET, Centro Europeo di Toscolano, e un'altra borsa di studio per gli interpreti per partecipare appunto alla scuola di Mussida, Centro Professione Musica. Ovviamente tutto questo, no, verrà applicato in una finale, no, che si svolgerà il 23 di giugno a Castello Sforzesco di Milano, no? Sarà una grande festa, come se fosse una festa fine di anno scolastico, no? Dove ci saranno anche degli ospiti dell'era giovanile, no? Per cui adesso dobbiamo ancora scegliere chi potrà essere per quest'anno, no? Però ci sono degli ospiti che comunque attireranno anche un pubblico folto, come c'è stato nelle scorse edizioni. E, mi raccomando, www.campusband.it, trovate il regolamento, trovate il modo di, diciamo, uploadare, oggi si dice uploadare, caricare, no? I due brani in MP3, e tanti si chiedono ma in quale formato lo volete? MP3, ragazzi. Ricordo che comunque la SIAE è quella che sostiene economicamente tutto il contest, no? Perché comunque noi, io ho anche un ruolo in SIAE come presidente della commissione musica, la nostra mission è quella di aiutare i giovani, no? Infatti non c'è possibilità, diciamo, da pagare nessuna tassa di iscrizione entro i 30 anni, no? Quindi questo dimostra quanto ci teniamo a sostenere i giovani. E gli altri media partner sono RTL, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano. Quindi tutti, diciamo, comunque istituzioni, no, che hanno a cuore il sostegno dei giovani, come ce l'ho io personalmente. Ho chiesto ad una stella cadente, fammi arrivare su un palco qualunque, ma lei facendo l'indifferente ci ha portato a Wembley in un istante. Sì, abbiamo fatto una conferenza stampa dove abbiamo unito le due cose, no? Diciamo, la conferenza stampa per Campus Band e quella per cambiare il regolamento del Festival della Canzone Italiana. Si chiama Sanremo, si chiama Festival della Canzone Italiana. Quindi devo dire Baglioni, questa edizione che ha fatto, ha riportato al centro la canzone in generale. In più ha fatto una cosa che comunque viene richiesta nella petizione, e cioè ha scelto una canzone, quella che si chiede nella petizione, scegliere prima le canzoni, no? E poi ha chiamato Ornella Vanoni per assegnargli questa canzone, no? Ornella ha scritto la canzone, io anche, sono il suo produttore, no? E piaceva molto lo spunto della canzone, bisogna imparare ad amarsi, bisogna imparare a lasciarsi. Lo spunto era piaciuto molto, Ornella però voleva che il testo fosse, diciamo, un po' legato alla sua personalità e al suo pensiero. No? Ha chiamato Gino Pacifico che le ha cucito addosso veramente un testo fantastico.
Io ho scritto nel 1968, avevo 21 anni, no? Ho scritto Il primo giorno di primavera, che è stato un grande successo di Dick, portato al successo dai Dick, che erano prodotti da Lucio Battisti. La canzone l'ho scritta insieme a Mogol e a Cristiano Minellono e nel 68, e poi la canzone è stata pubblicata nel 69. No? Quindi posso fare il 50esimo della carriera quest'anno, ma anche il prossimo anno. Mi raccomando, www.campusband.it, trovate tutto. Ciao. E io mi chiedo perché.